Irish Wolfhound, levriero irlandese. Altezza algarrese? Anche più di 80 cm. Il maschio. È il cane più alto del mondo. Gli esemplari che vediamo oggi nascono da una ricostruzione del passato. Già, perché l'originale Irish Hound visse nel primo secolo avanti Cristo ed era l'antenato modello del levriero irlandese attuale. Era un cane da guerra e veniva allevato dagli antichi Celti. La razza riconosciuta dalla FCE è stata creata dal capitano scozzese George Augustus Graham verso la fine del 1800. Questo signore pensò bene di incrociare esemplari di Deerhound, che abbiamo già visto, ossia levriero scozzese, con esemplari di alano tedesco e borzoi russo, per ricostruire, come ho detto prima, l'antico levriero irlandese.